L'ammasso di galassie di Perseo, qui ripreso in raggi X dal satellite Chandra, è stato utilizzato per mettere alla prova la teoria delle stringhe. Una delle idee più significative della fisica è la possibilità che tutte le forze, le particelle e le interazioni conosciute possano essere collegate e ricomprese in un unico quadro teorico, una cosiddetta teoria del tutto, di cui quella delle stringhe è senza dubbio la proposta più conosciuta. Nonostante esistano molte diverse versioni della teoria delle stringhe, finora ci sono stati pochissimi test sperimentali sulla sua validità. L'ultimo in ordine di tempo è quello condotto, grazie al satellite Chandra, da un gruppo internazionale di cui fa parte Francesco Tombesi, astrofisico marchigiano per lungo tempo alla NASA e ora all'Università Romana di Tor Vergata. Gli ammassi di galassie concentrano una grande quantità di massa e di energia, per cui rappresentano il laboratorio ideale per rivelare fenomeni anche estremamente rari, come la trasformazione in fotoni, cioè in luce, da parte di certi tipi di assioni, particelle di piccolissima massa, previste dalla teoria delle stringhe. Tombesi e colleghi hanno puntato così per 5 giorni il telescopio spaziale Chandra in direzione dell'ammasso di galassie di Perseo e in particolare verso la sua regione centrale dove si trova un buco nero supermassiccio che sta ingurgitando enormi quantità di materia, con l'obiettivo di individuare tracce di conversione di queste fantomatiche particelle in fotoni. Il risultato è stato nessuna rilevazione. La elevatissima accuratezza delle misure ottenute da Chandra suggerisce che la massa delle presunte particelle dovrebbe essere inferiore al milionesimo di miliardesimo di quella dell'elettrone, oppure superiore a quella consentita dagli strumenti di Chandra. In definitiva, si tratta di un bel colpo per molte varianti della teoria delle stringhe, in attesa dei risultati di altri esperimenti e osservazioni astrofisiche già programmate in tutto il mondo. La soddisfazione, commenta Tombesi, è che l'astrofisica delle alte energie contribuisca alla comprensione delle particelle elementari con esperimenti che non sarebbero possibili nei laboratori terrestri.